Trieste in giù. Com'è bello per l'amore, io sono pronta e tu. Tanti auguri a chi, tanti auguri a te, tanti auguri in campagna e in città. Com'è bello per l'amore, io Trieste in giù. Chi è che ha avuto per pittura la passione per Raffaella? Io sì, ma mi ha nascosto questa cosa delle parrucche, me l'ha detto, cioè mi ha incastrato all'ultimo dietro le quinte. Però tu l'hai dietro ovviamente, certo, giustamente. Tanto che ero talmente appassionata della Carrà che ho costretto mia mamma a tagliarsi i capelli come la Carrà. Sentite belle ragazze, ma voi siete sempre andate d'accordo oppure anche voi come tutte le famiglie avete avuto fasi alterne? No, ma qua, quando mai siamo andate d'accordo? Grande sincerità! È risaputo che non andiamo d'accordo. Per cui no, adesso ma come state qua tutte carine, e tu l'hai pure diretta a teatro, certo, no? Cioè, ma sono forme di vendetta, sono forme di vendetta, forme come si è vendicata tua figlia? Mi ha fatto fare di tutto e poi mi sgridava e mi dava le intonazioni che avrei dovuto, come avrei dovuto recitare, mi faceva vedere davanti a tutti. E di che cosa ti dovevi vendicare? Ma Pino mi può capire, insomma, il regista ha un potere, no? No, e quindi, ma di cosa ti dovevi vendicare? Ah, di cosa? Qual è la colpa di mamma? Di qualsiasi cosa, anche della sua bellezza, anche del tu fatto sei così che bella. Ma ti ringrazio, io assomiglio tanto anche ad Amedeo Goria. Allora, Rita Gwenda Amedeo Goria ai raccomandati 2003. Dai, tutti e tre vi faccio vedere. Gwenda è la figlia di Maria Teresa Ruta. Vieni qua. No, sei andato accanto a lui, stai accanto un momento ad Amedeo, scusa. Ogni tanto, dai. Allora, ben arrivata. Grazie. Questa è Gwen, è tua figlia. Io ho detto che l'ho vista piccolina così perché in realtà quando abbiamo fatto, qualche annetto fa, abbiamo fatto insieme il pomeriggio di Rai 1, Gwenda veniva spesso alla Rai Torino dove noi trasmettevamo ed era proprio una piccoletta con le treccine, me la ricordo bene. Invece da un punto di vista emotivo e di razionalità, che cosa hai preso dalla mamma? Cosa ho preso, mamma, da te? Dicono che le somiglio, ho preso, credo, la gentilezza e anche un po' di umiltà nei confronti delle persone e il fatto che, insomma, credo che siamo tutte persone semplici e per bene nei confronti di tutto, di tutti, e questo è importante anche quando si fanno questi mestieri che hanno alti e bassi, per cui bisogna sempre mantenere i piedi per terra. Certo, no, peraltro poi so che, insomma, tu avevi raccontato che hai un po' sofferto perché la mamma lavorava tanto e... Sì, io ho la piena sindrome dell'abbandono, che l'ho vissuta prima con mio padre quando si sono separati, è andato a vivere a Roma e non so se si ricordasse che aveva dei figli, comunque a un certo punto se l'hai ricordato, perché salutiamo caramente la mamma. Ciao, grazie. Sono andata a vivere a casa sua a Roma e all'inizio, perché ero entrata al centro sperimentale di cinematografia, io tutta contenta, e mio padre mi diceva: amore, ma quanto dura questo corso? Tre mesi? Dopo fa 3 anni di corso, è una grande gioia, ma cioè, il weekend vai a Milano, non è vero? Da tutti anche riuscire a entrare al centro sperimentale di cinematografia. Era un grande orgoglio, soltanto che lui era abituato a fare il papà single e quindi, insomma, avere la figlia in casa. Però col tempo a fare il single e basta. Voleva la casa libera. Sei terribile. No, voleva la casa libera. Voleva la casa libera, poi abbiamo trovato delle soluzioni alternative, adesso ci amiamo alla follia. Ma lei si sfogava con te? E tu come come la consolavi? Ammazza, se si sfogava. Da piccola, tutte le volte che io uscivo per andare a lavorare, lei faceva delle
scene madri, cioè veramente in confronto le attrici anche del genere. Ma scene punto... madri di che genere? C'è poco da ridere, Maria Tre, cioè magari stava male sul serio, però. Ma adesso sei peggio di Carlo. No, appunto, adesso perché, c'è questo filone familiare. Perché avevamo una donna in casa, ovviamente, perché io lavoravo, e mi diceva, lei, signora, prenda l'ascensore e apra ovviamente il citofono. Aprivo il citofono e sentivo Gwenda che diceva, sì, allora adesso Ornella, con che cosa giochiamo? Dai, che la mamma è andata via. Cioè, quindi proprio una scena finta. Ma era vero? Allora, prima cosa va detto che il senso di colpa delle mamme lavoratrici, certo, è enorme. Diciamo, è enorme. Il che, diciamo, se i maschi e gli uomini fossero più partecipi, magari ci sarebbe meno senso di colpa, certo, delle mamme. Ecco. Ed è anche vero che non è però la qualità del tempo, come a volte noi diciamo giustificandoci, ma è anche la quantità, molte volte. E quella è mancata. Gwenda, ma poi diciamo, era vero che tu soffrivi? Io soffrivo moltissimo, però penso che ho imparato a fare un switch molto veloce, cioè forse anche quando ero bambina per non avere sempre questa sofferenza che magari io sentivo, ma io li accuso di avermi abbandonata, io non so se mi hanno abbandonato loro o sono io che mi sono sentita abbandonata, perché tante volte sono anche le nostre sensazioni, forse mio fratello non si è sentito abbandonato, io però tante volte, e comunque cambiavo velocemente un po' per sindrome di sopravvivenza che ho ancora. Sì, ma giustamente. Cioè, invece la tua famiglia, sì. Maria Teresa, sì. È una storia pazzesca. Tuo nonno andò a piedi. Sì, andò a piedi a Capua, partì da Siracusa perché voleva diventare un pilota dell'aeronautica. Dopo 3 anni di passaggi presi così, facendo la raccolta delle olive, la raccolta delle arance sia in Sicilia che in Calabria, arrivò finalmente a Capua e dopo 3 giorni divenne pilota, scoppiò la guerra e lui fu abbattuto. Era specializzato nel volo a bassa quota, andava sui 48 km all'ora, lui guidava e sotto c'era il fotografo che fotografava gli accampamenti nemici. È stato abbattuto 5 volte. In Abissinia l'hanno preso per un pelo, stava per essere messo nel pentolone, nel cosiddetto pentolone, e andando verso la Prussia fu abbattuto e lì nelle lande desolate di quella che oggi è la campagna rumena si svegliò dopo 22 giorni da quando si lanciò col paracadute e vide questi occhi di questa bellissima ragazza e disse tornerò a prenderti. E poi è tornato. È tornato, intanto era nato un figlio, poi era nato. Ma anche tu hai sempre mantenuto le promesse nella vita? Sto prendendo il fosforo. Però è simpatica, dai. Molto, molto. Diciamo che l'insegnamento che io apprendo adesso che sono più grande è, per me l'importante è essere realizzata e essere felice, perché quando c'è una mamma felice non pesa sui figli, cioè anche occuparsi della propria felicità e della propria realizzazione non è soltanto una forma di egoismo, ma a volte è una forma di altruismo, perché così i figli possono essere liberi di occuparsi della loro felicità e della loro realizzazione. Sei una ragazza strutturata. A quanti anni d'analisi? Autoanalisi parecchia. Per gli analisi no, mai? Per ora non ancora, però mi piacerebbe però molto. Il teatro. Brava. Il teatro. Beh, il teatro perché aiuta. Il teatro è terapeutico? Il teatro sì, sì, assolutamente perché? Terapeutico. Ma perché entri in un altro... E spesso entri in altro. Nei quali puoi sfogare quello che tu hai dentro. L'esercizio fisico, l'esercizio vocale, insomma, aiuta moltissimo. Penso che il teatro sia stata la mia terapia. Allora, sì, sì. Vi faccio vedere una clip di Ruta alla Domenica Sportiva, c'era Vialli e poi ci racconti quella storia, da che cosa si erano vestiti? Col tutù hanno fatto la morte del cigno. Vediamo, poi ci racconta questa aneddoto, l'anetto come lo chiamava, classica. Sì. Hai dato in giro più baci alle tue tifose o più maglie della nazionale? No, di solito mi chiedono, posso darti un bacino? e invece mi chiedono se posso regalare la maglia e devo dire che tantissime ne ho conservate, soprattutto delle squadre avversarie, però tante le ho regalate. Tu dormi con Zenga, così almeno ha detto sì. Walter, e combinate delle cose incredibili. L'ultimo scherzo che avete fatto, che avete organizzato? Ma
No, ma sono un po' scherzi, un po' pesanti, non è che si può dire. Comunque, ai danni di chi l'avete combinato? Ma adesso, quando c'è stata la convocazione di Berti e di Rizzitelli, così, insomma, hanno dovuto pagare un po' lo scotto della matricola. Allora abbiamo fatto qualche intervista, come si usa fare di solito, inventata, e ci siamo spacciati per un giornalista fasullo telefonicamente, e li abbiamo insomma tenuti a telefono un bel 10 minuti. Grazie, lo stavo cercando questo pezzo, mi avete fatto un grande regalo, grazie davvero. Erano anni straordinari in cui io ero la prima giornalista e loro mi hanno accolto di coloro, perché parlo di Paolo Rossi, di Mancini, di Vialli, di Massimo Mauro. Che poi lo Massimo ricordi, Mauro. Adesso ne parli sorridendo con le lacrime agli occhi, sì. Che poi secondo me è il modo con il quale anche lui Vialli vorrebbe che noi ne parlassimo. Perché lui non, a quanto ho capito, io non lo conoscevo, però questi giorni ne abbiamo parlato e me l'avete tutti descritto come una persona molto simpatica. Sì, ma è anche molto rispettosa. Lui ha sempre avuto un grande rispetto, e lo voglio dire, a caratteri cubitali nei confronti delle donne. Tutte le volte che segnava, lui si rivolgeva poi in tribuna, tutte le volte che allenava, lui si rivolgeva in tribuna alle sue figlie e a sua moglie. Ha portato un enorme rispetto, anche se da ragazzo è stato come tutti quanti, no? Beh, bello come il sole. Bello come il sole, tutto eccetera. Rinascimentale con quel ricciolino. Noi eravamo con Fiorello ed eravamo a Brucoli a lanciare un villaggio, e quegli anni, nell'84, questo si faceva. Io facevo l'animatrice, no? Anch'io. Certo. E c'erano Vialli, Mancini, Stefano Tacconi e Massimo Mauro e Beppe D'Ossena. Li abbiamo vestiti col tutù e hanno fatto la morte del cigno. Loro pelosissimi, perché a quei tempi non c'era l'epilazione, quindi erano pelosi, tutti neri. Ma loro erano in vacanza, erano stati chiamati per... Era una vacanza. Erano in vacanza, erano, e tu hai vacanza. Fatto, tu e Fiorello facevate gli animatori a Brucoli. Per tutti i campioni. Loro erano già i campioni che erano. No, perché... Guarda, erano gli anni in cui doveva esplodere, era l'84 e lui esplose poi nel campionato 84-85, poi nel 91 vinse lo scudetto. Comunque, Romina, veramente Vialli ci ha lasciato un segno, io lo vedo in questi giorni, come te lo spieghi la sua... che cosa ti ha comunicato? A me sembra un'anima pura, io onestamente prima non lo conoscevo, non sono una grande fan del calcio. Però a me trasmette purezza, mi sembra una persona naturale e non è mai stato artefatto, e sinceramente buona. Qualsiasi cosa che faceva lo faceva col cuore in mano. Che è quello che fa la differenza. Allora, qui c'è l'annuncio della nascita di Gwenda, lo rivediamo insieme. Wow! Volevo salutare innanzitutto i nostri amici telespettatori, buonasera a tutti, e poi... E poi un saluto particolarissimo e con tanti complimenti veramente di cuore a Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria, perché è nata Gwenda. È nata Gwenda, 3,50 kg, una splendida bambina. È stata brava anche in questo, Maria Teresa. Auguri a Gwenda, che sembra un gerundio al femminile. La voce roca, ma l'avevi visto questo? No, non l'ho mai visto, che meraviglia! Gwenda, che più che un nome sembra un gerundio, un gerundio al femminile. Gwenda. Senti Gwenda, ma purtroppo quest'estate hai avuto un'esperienza orribile, cioè hai avuto una gravidanza extrauterina. Sì, è stata, guarda, io sono qui in realtà viva per miracolo, perché... mi è successo il caso peggiore che possa succedere nel caso di gravidanza extrauterina, che già è un fatto rarissimo. Io devo dire la verità, ne ho parlato molto anche con i miei social, perché io non conoscevo l'esistenza di questa possibilità. Io stavo provando ad avere un figlio e non avevo nessun tipo di sintomo, per cui non avevo fatto test di gravidanza né niente. A un certo punto ho avuto una grande emorragia e sono svenuta. Ma dove eri? Ero da sola al bar a Milano. Cioè in un bar di Milano a prendere un caffè. A un certo punto mi sono guardata e ho visto che era un lago di sangue. Sono andata a pagare il caffè e il mio amico proprietario del bar mi ha detto: Gwenda, non hai una bella cera? E io ho detto: no, ma io sto bene. Tempo che gli ho detto sto bene, sono crollata, sono svenuta.
Al che hanno insistito a portarmi al pronto soccorso. E hanno insistito, meno male che hanno meno male che mi hanno. Sì, perché io sono una che tende a sottovalutare tutto. Dico, vabbè, ma io ho spesso mal di pancia, vado a meno male che hanno insistito. E mi hanno detto: guardi, dagli analisi del sangue lei è incinta, però dall'ecografia nel suo utero non c'è niente. In che senso? Presumiamo che il suo embrione stia crescendo da qualche altra parte in una delle tube, per cui lei ha una gravidanza extrauterina, non può assolutamente uscire dall'ospedale, molto probabilmente la opereremo d'urgenza e dovremo anche toglierle una tuba. Al che io sono rimasta pietrificata, perché la notizia della gravidanza, che era una gioia, e tutte le altre notizie mi hanno sconvolto. E niente, fortunatamente è arrivata ecco, mamma da Torino. Cioè, tu che hai fatto? Il bar e mi ha detto: stiamo portando Gwenda al pronto soccorso, forse è meglio che viene. E io ero da mia mamma, che come sai è stata male, insomma si è rotto il femore, quindi ero a Torino e sono corsa ovviamente subito nottetempo a Milano. E cosa prova una mamma? Cioè una mamma... Cosa prova la mamma nel momento in cui ti chiama un bar dicendo sua figlia sta male? Ti manca il fiato, ti senti un pugno allo stomaco, io sono sempre ottimista, positiva. Lei veniva anche da un'operazione purtroppo rimandata per colpa del Covid, per la sua problematica di endometriosi, quindi è stata operata con ritardo e può darsi che questo ha creato tutta una serie di altre problematiche. Adesso, diciamo che io... tu hai pensato di morire a un certo punto. Allora, la prima ospedalizzazione è andata abbastanza bene. Abbiamo provato a non operarmi, per cui a fare una terapia farmacologica e poter risolvere, insomma, una terapia abortiva, perché non c'è purtroppo altra soluzione, sono tornata a casa. Ero stata operata 6 mesi prima alle ovaie, per cui io volevo evitare assolutamente un'altra operazione. Dopo 3 giorni, erano le 3 di notte, a un certo punto ho sentito un dolore proprio lancinante. È salita la febbre altissima, ho cominciato a vomitare, cioè sono stata proprio, insomma è arrivato il 118, mi hanno portato d'urgenza e lì ho salutato Mirko, ho detto amore ti amo, e ho avuto proprio la netta sensazione che me ne stavo andando. Purtroppo mi è scoppiata una tuba, che è un terminale delicatissimo, per cui è legato all'aorta, per cui ho avuto un'emorragia interna enorme e stavo morendo. E Mirko, quando ti ha detto, tu gli hai detto ciao, ti amo, lui cosa ha fatto? Cosa ha detto il tuo compagno? Non lo so, io so che è stato molto delicato e molto dolce, però poi sono svenuta e non ricordo più niente. L'ha abbracciata con affetto, l'ha vista andare via e mi ha telefonato piangendo, disperato. Poi mi sono alzata dopo parecchio tempo, ho fatto molta fatica a riprendere i sensi, perché mi avevano fatto tante sacche di sangue, insomma è stato improvviso. Fortunatamente sono andata la prima volta al pronto soccorso, per cui sapevo la diagnosi e secondo 118 mi hanno portato direttamente in ginecologia, però dal nulla potevo non esserci più. E quando ti sei svegliata, quando hai capito che invece c'eri? Ah, un'immensa gioia. Certo. La prima cosa che hai chiesto. Non sono mai stata così felice, perché ho avuto per la prima volta, sono scomparsi tutti i pensieri. Certo. Tutte le cose che mi sembravano enormi non mi pesavano più, e veramente poter aprire gli occhi, vedere Mirko accanto, vedere mamma che era lì con me, mi sono sentita fortunatissima di essere viva. Che è forse l'attitudine che dovremmo avere sempre. Sempre, veramente. Se non dovrebbe esserci qualcosa di così grave. Drammatica. E comunque, Mirko, il tuo compagno ti manda un messaggio. No! Sì! Ciao Gwenda, ciao Maria Teresa. Non ve l'aspettavate, eh? Che dire? Che posso dire a due donne così meravigliose che da 2 anni a questa parte sono entrate a far parte della mia vita e l'hanno sconvolta completamente? Non posso che dirvi grazie. Grazie a te, Maria Teresa, per essere un'amica, una confidente, prima che una mamma, e per esserci sempre per noi. E poi sei una socia, la super sprint, simpaticissima, che voglia di fare sempre un sacco di cose, e questa cosa a noi ci piace, nonostante spesso non riusciamo a starti dietro. E a te, Gwendina, amore mio, non posso che dirti grazie per avermi dato la possibilità di essere al tuo fianco. Spero che un giorno riusciremo a coronare il nostro sogno di diventare genitori e il mio sogno di portarti all'altare.
vado a cucinare. Ci vediamo dopo. Ciao. Ragazze, se non lo sposate, cioè lei lo deve sposare e tu devi... Lei come... Cioè... Dici qualcosa di carino a Mirko, per favore, perché se lo merita. Lui di queste dichiarazioni non le fa facilmente, grazie. Quindi grazie doppio. Di questo regalo. È molto bellissimo. Romantico? Lui molto. E tu cosa gli dici? La cosa più romantica che hai fatto per lui? La cosa più romantica che ho fatto per lui? Ne faccio tante tutti i giorni e credo che la cosa per me enorme, perché comunque sono figlia di separati e io col matrimonio ho sempre avuto un po' di orticaria, è il fatto che gli ho detto sì. Ma quando vi sposate? Hanno dovuto rimandare per quello, certo, che è successo. Ma penso tra la primavera, l'autunno, però mi piacerebbe quest'anno 2023. Tu cosa ti metti il cappello, Maria Teresa? Io assolutamente, però tutto quello che vorranno loro. Mirko, ti voglio bene, dato che ti voglio tanto tanto bene. Mirko, l'hai vista bene Gwenda? Scappa finché sei in tempo. Ma che dici? Guarda, questa sciagurata si è sposata 8 volte in giro per il mondo. Vi faccio vedere il matrimonio in Tanzania, cioè capisci, vabbè, è vai, sempre un passo avanti. Siamo qui pronti per il matrimonio Masai, dove ci scambieremo ancora una volta le nostre promesse. Welcome. Okay. We are very happy to welcome sana. To welcome you our village. Thank you. Thank you. Yes, Karibu. Quanti matrimoni hai fatto? 8. Questo Masai è molto molto particolare, anche uno molto bello, ma è stato quello di Ritomai in Messico. Ma davanti il prete, no, perché sei divorziata, ma davanti all'ufficiale del comune, quando sì. è che ci andiamo? E dopo? Cioè la cosa più semplice del mondo, quando è che la facciamo? Sei sposato Gian Amedeo quest'anno, si sposerà Gwenda e poi toccherà a noi. Va bene. Prima loro. Va bene.